Nell'ultimo discorso del Buddha ai suoi monaci gli chiesero qual era la pratica più importante. Forse si aspettavano di sentirsi dire la consapevolezza aperta e invece il Buddha li sorprese e disse Appamada. La cura è l'impronta più grande. Avere cura della nostra vita, avere cura del momento presente è l'impronta più grande che possiamo dare ed è quella che ci permette di essere davvero presenti e davvero consapevoli. E dov'è che noi impariamo a prenderci cura? All'interno della nostra vita familiare, della nostra famiglia di origine ed è lì che impariamo attraverso la cura dei nostri genitori che cosa fare con le nostre emozioni ed essenzialmente la regolazione delle emozioni noi la impariamo in famiglia attraverso tre diverse funzioni, cioè quanto i nostri genitori sanno rispondere ai nostri bisogni di esplorazione, quanto sanno consolarci, quanto ci infiliamo in qualche guaio e quanto ci sanno fornire strumenti di consapevolezza perché loro stessi ci conoscono e ci comprendono. Ecco perché nella formazione il mindful parenting a un certo punto diventa inevitabile incontrare la propria famiglia interiore, ossia rincontrare, riconoscere il modo con cui i nostri genitori ci hanno consolato, confortato e con cui ci hanno spinti ad essere esplorativi e curiosi nei confronti della vita. E quello che succede nella nostra famiglia interiore molto spesso è la forma implicita che noi abbiamo di occuparci di noi e delle nostre emozioni. Non so se a voi capita di essere consapevoli di una voce di rimprovero. Quello è l'esempio più evidente di come funziona la famiglia interiore. C'è qualcuno che ci dice, fai così. Fai cosà, non fare così, non fare cosà. Purtroppo molto spesso le voci autocritiche sono maggiori delle voci compassionevoli, di quelle che nei momenti di difficoltà ci vengono in soccorso, come se fosse una nostra responsabilità, una nostra colpa avere una difficoltà. Attraverso il mindful parenting incominciamo a distinguere la voce di rimprovero del genitore esigente che è dentro di noi e a distinguerla dalla voce del genitore compassionevole. Impariamo a relazionarci al genitore arrabbiato, al bambino vulnerabile, al bambino spaventato e riportiamo a casa tutte le parti della nostra storia. Questo è il più grande regalo che fa il Mindful Parenting ed è per questo credo che la formazione in Mindful Parenting non è necessariamente solo uno strumento di conduzione dei programmi di Mindful Parenting rivolti ai genitori, ma è un versatile strumento clinico, sia preventivo che curativo. Tra breve ci sarà una formazione e dal 3 all'8 marzo a Casa Cares, residenziale online, con Susan Bogels e con me. Susan Bogels è ormai alla terza edizione della formazione e quindi siamo tutti molto contenti di averla ancora con noi. Abbiamo avuto sia l'esperienza della formazione esclusivamente online che l'esperienza della formazione blended e questa quarta formazione sarà blended. Casa Cares garantisce il rispetto delle normative anti-Covid. E farlo in una casa vuol dire davvero immergersi nell'esperienza della nostra famiglia interiore. Ti aspetto, puoi trovare tutte le informazioni per l'iscrizione su www.nicolettacinotti.net oppure scrivere a info@nicolettacinotti.net. Buon viaggio e buona giornata.